benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso e facciamo questa lettura per andare a vedere quelle energie che riguardano la Luna nel suo aspetto romantico. Come sempre c'è una prima parte dove andremo a vedere la parte generale delle sue energie, poi passeremo in rassegna i 12 segni, distinguendo tra chi si ritiene impegnato e chi si ritiene single. Voglio dirvi una cosa prima di proseguire. Vedrete le mie mani probabilmente muoversi con totale mancanza di sincronia con quello che dico. È totalmente normale perché quando ho registrato questa parte del video, questa prima parte, per qualche ragione l'audio ha deciso di non esistere e quindi sì, sto facendo il voice over, ovvero sto editando il mio stesso video con la mia stessa voce. Detto questo, prima di fare le carte, vi ricordo che io fino al 31 di agosto non ci sono, per cui se mi iscrivete va benissimo, vi potete raggiungere la mia mail, ma vi risponderò a partire da settembre. Ora vorrei dirvi, prima di smazzare, che la prima informazione che mi è giunta in via intuitiva è che questa luna riguarderà le relazioni non solo nella coppia, ma in generale la relazione con il concetto di romanticismo. Quindi non stiamo guardando le energie verso l'altra persona solamente, ma le energie verso noi stessi per quanto riguarda l'amore. Sembra un aspetto ovvio, non lo è, perché di solito nelle dinamiche noi ci approcciamo agli altri sempre cercando di vedere o di prevedere come gli altri possono reagire, quello che gli altri possono sentire, se c'è un'unione o una disgiunzione tra noi e l'altro. Mentre qui questa luna, per quanto riguarda l'aspetto romantico, ci dice quanto affidabile sono io a me stesso e quindi non più quanto affidabili siano gli altri verso di me. Detto questo, va da sé che se vogliamo parlare di romanticismo poi in senso più esteso, anche quelli che si sentono di essere single, e non uso a caso questa espressione, noteranno come ci sia un cambiamento della loro predisposizione all'amore. Per cui, al di là delle scelte che poi faranno di rimanere single, di cercare l'amore o quant'altro, si tratterà comunque di vedere qual è il loro rapporto verso l'affidabilità che ritengono di avere verso loro stessi quando si tratta di relazionarsi all'amore e quindi all'altro. Spero di essere chiara. Quindi ora andiamo a fare le carte. A proposito, mi si chiede spesso se queste carte le ho disegnate io o se sono acquistabili. Sì, sono acquistabili. Sono abbastanza costose, sono di solito in edizioni limitate e non le ho fatte io, magari le trovo geniali. Si chiamano i tarocchi trasparenti, ma li trovate in versione inglese, ovvero The Transparent Tarot, ma ignoro dove trovarli. Li ho trovati qualche tempo fa online in un'occasione, quindi ragazzi cercate, perché molti dei tarocchi che uso non sono così disponibili facilmente sui mainstream. Allora, qui abbiamo un cavaliere di spade, la conoscenza, ovvero l'intuito vero, l'intuito come collegamento con il nostro io superiore, e la prima cosa che posso dirvi è: notate per favore con che predisposizione vi relazionate all'altro nella vostra dinamica d'amore. Quindi questa luna vi dà una certa chiarezza di tutto ciò che era nascosto prima, su quello che è il vostro modo di rapportarvi in amore all'altro. Quindi non è che vi svela i segreti che l'altro, il vostro amato o amata, per qualche ragione non rivela. No, vi dice esattamente come state nella vostra relazione d'amore
e dà responsabilità a quello che è il vostro modo di porvi in amore. Per cui le vostre azioni, le vostre parole, le vostre aspettative, da che cosa sono originate? Cercate il collegamento con questo aspetto intuitivo, che poi è l'unico aspetto di cui dovremmo veramente preoccuparci. Notate poi il cavaliere sulla destra di coppe, che accetta questo gesto che sembra quasi belligerante da parte del cavaliere di spade con una certa calma. Perché? Perché quando c'è un approcciarsi, un dialogo, uno scambio di energie da un punto di vista onesto, non c'è più una lotta dell'ego, niente è più una questione personale. E quindi immaginate quante dinamiche, romanticamente parlando, si possono risolvere o possono trovare chiarezza sotto questo aspetto, alla luce di questa nuova conoscenza di sé. Allora, la prima stesa si conclude con questo bel fulmine che rappresenta la torre. E ovviamente un approcciarsi alla dinamica dell'amore in questo modo va a cambiare tutta la nostra prospettiva su quelle che sono state le esperienze precedenti, su quella che è l'esperienza del momento, su quella che è l'esperienza che potrà essere in amore. E questo vale anche e soprattutto per quelle persone che sono single. Perché molti mi chiedono: troverò l'amore, cosa succederà, come sarà? Non è questione di quello che succederà, come sarà e se lo trovo, è questione di come mi approccio io all'amore e quindi che cosa manifesto. Quindi la torre rappresenterà un momento di profonda rottura col passato che per molti potrebbe essere vissuta come un'esperienza altamente traumatica. Ricordatevi, la torre però è un trauma che serve per portare alla luce quello che è più sulla nostra lunghezza d'onda. Allora, che tipo di energia cerca di togliere di mezzo questa luna? Sicuramente è quella lotta interiore, quell'essere il nemico di noi stessi, quel non sapere perché continuo a stare male, perché continuo a trovarmi in questa situazione, perché continuo a sentirmi sempre, diciamo, davanti alle stesse prove o davanti alle stesse difficoltà. Allora, che cosa ne facciamo di questa energia? Ricordiamoci sempre, si tratta di noi, non si tratta dell'altro. E guardate come una dinamica relazionale come l'amore può essere fantastica, un ottimo terreno per farci capire delle dinamiche di noi, non solo come persona, come individuo avente un ego, ma come anima. Cioè, che cosa alla base mi spinge a fare così? Quindi qui non stiamo solo parlando di ferite di infanzia, ferite da esperienze precedenti, traumi umani. Parliamo proprio del nostro concetto di noi stessi, di quanto valiamo, di chi siamo nel profondo e quindi di cosa vogliamo. E infatti questa energia che cosa cerca di manifestare, di portarci? La guarigione con questo 4 di spade e l'affidabilità intesa come poi base di sostegno. Abbiamo infatti anche un 4 di bastoni, quindi stiamo parlando di una luna che vuole manifestare una condizione energetica perfetta, per cui noi ci sentiamo in completa unione con noi stessi, possiamo sentire di affidarci a noi stessi perché siamo guariti e perché saremo sempre in una predisposizione d'animo interiore a livello profondo di quiete, di armonia, ok? Armonia con noi, armonia con quello che è l'universo. Quindi aspettatevi anche, io ve lo dico, momenti di magari tristezza, rabbia, ostilità interiore che non riuscirete ad esprimere molto chiaramente, non sapendo da dove viene, essendo ormai diventata così, come possiamo dire, così nascosta alla vostra coscienza, da darvi un profondo disagio. Lasciate che, se sentite l'esigenza di piangere, di arrabbiarvi, di urlare, queste dinamiche avvengano, non fatevi troppe domande, sappiate che probabilmente state rilasciando energie che hanno a che fare con un chakra cardiaco abbastanza appesantito, ecco. Volevo dire frustrato, ma non volevo esagerare, ma ci sta anche questo. Allora, come integriamo queste energie come prima cosa? Sicuramente aprendoci al concetto di possibilità. Con un 7 di coppe sappiamo che forse dovremmo valutare altre soluzioni. Ma come facciamo a valutare altre soluzioni sul piano pratico? Dobbiamo aprirci prima sul piano concettuale. Ed ecco qui che entra in gioco la questione dell'intuito di cui vi avevo parlato prima.
agiamo nella vita in base a quello che già abbiamo sperimentato e ovviamente quando siamo piccoli in base a quello che ci dicono o quello che ci mostrano. Ora vogliamo creare il percorso di felicità per noi, quindi è necessario che creiamo un nuovo sistema per noi, che lo integriamo da quello che è la nostra nuova conoscenza della realtà. E questa nuova conoscenza della realtà, questo aprirsi concettualmente alle possibilità, creerà, anzi, ci aprirà alla capacità di vedere che si creano continuamente nuove possibilità poi sul fisico. Quindi nella dinamica d'amore che cosa succede? Magari cominciamo a apprezzare nuovi tipi di persone, persone che prima non consideravamo, oppure cominciamo a considerare le vecchie dinamiche già accadute come un qualcosa di improvvisamente molto chiaro, perché riusciamo a vedere non solo dove sono stati gli errori, ma dove abbiamo sovrascritto alla realtà una visione limitata dettata dalle nostre paure, dalle nostre esperienze passate, da quello che è stato il nostro piano umano più superficiale, diciamo, superficiale nel senso materiale, subitaneo, ok, momentaneo. È naturale in questa situazione che, ripeto, diventi molto chiaro quanti aspetti di noi abbiano aspettato fino ad adesso di espandersi, di diventare un qualcosa di diverso, di maturare. Quindi io non vi dico buttatevi a capofitto in ogni situazione, ok? Si fa un passo alla volta, però vi posso dire considerate di approcciarvi all'amore non con una durezza verso voi stessi, non con un senso del devo fare o che soluzione devo trovare o come trovo la persona giusta per me. Approcciatevi più da un punto di vista spirituale, ragazzi, significa apritevi alla possibilità, continuo a usare questo termine non a caso, apritevi alla possibilità che le cose semplicemente siano diverse o siano molto semplici. Apritevi alla possibilità, ok? Non significa fai qualcosa in particolare, significa semplicemente statene tranquillo dove sei, siediti, ascolta il silenzio e lascia che quello che si deve manifestare si manifesti. Quindi non cercare, come dice questa regina di bastoni, non cercare per forza di modificare la realtà secondo il tuo volere o di trovare una soluzione ora, di avere una visione d'insieme da subito, di trovare un piano d'azione qui e ora. Lasciate che la vita vi dimostri come certe dinamiche avvengono in maniera molto naturale quando noi semplicemente siamo in una posizione di accoglienza rispetto a quello che può accadere nella vita. Guardate come questa sia una veramente una lezione che diamo noi stessi attraverso queste energie probabilmente saturnine e come l'amore possa essere una dinamica da non sottovalutare, anzi per nulla da sottovalutare. Per cui anche quando mi si chiedono delle letture sull'amore mi è necessario e non posso fare a meno di andare ad affrontare certe letture al di là del fattuale come dinamiche in cui posso vedere che cosa sta accadendo veramente nella persona in senso più esteso. E quindi chi magari viene a chiedermi una lettura su che cosa sta succedendo in questa mia relazione o che cosa è successo, che cosa potrà accadere nelle mie relazioni future, mi trovi sempre a sembrare una maestrina che poi dice ma io andrei a vedere dell'altro, io andrei a vedere perché non manifesti l'amore, per esempio, che cosa succede dentro di te. E a proposito di perché, probabilmente molti, troveranno in fondo a questa loro indagine interiore una risposta che è un po' un denominatore comune nell'umanità di questi giorni. Qual è? È l'abbandono, la delusione, la perdita, la sconfitta e il bisogno d'aiuto. Queste sono, diciamo, le cinque sfere che tutte hanno a che fare con ciò che stiamo sperimentando, ciò che stiamo rilasciando con questa luna. Che cos'è la conseguenza di questo rilascio? È l'accettazione, il fare spazio quindi a una nuova energia d'amore. Quindi non vi sto dicendo per forza ci sarà qualcuno di nuovo o una fase fantastica d'amore, vi sto dicendo però vi aprirete a un senso dell'amore totalmente rinnovato in voi. Quindi poi sicuramente altre aree della vostra vita andranno a cambiare e magari noterete come ci siano parti di voi che anche in altri aspetti della vita cominciano a considerarsi importanti perché cominciate a
considerare importanti voi stessi. Per cui integrate l'energia di questa luna rilassandovi, lasciando che sia, e puntando l'attenzione assolutamente verso l'interno. Penso che da quando questo canale mai ci sia stata una lettura in cui le energie sono così chiare su questo punto e così in bisogno di essere marcate, sottolineate riguardo questo aspetto come ora. Quindi andiamo a vedere l'ultima carta, di che si tratta, appena la smetto di muovere le mani. Ah, ok, questo è il giudizio. Che cosa dire? Il giudizio rappresenta i pro e i contro, l'aprirci alla realtà, il mettere la ragione dove serve e non dove ci crea una sorta di costrizione. Per cui tutto questo va a chiudere sicuramente il senso ultimo della lettura. Qui avremo il vero giudizio e non il pregiudizio. Il pregiudizio è un concetto umano. Il giudizio è ciò che avviene a un livello, diciamo, divino, quando io mi apro all'intuito e quindi al mio aspetto totale divino. E guarda caso, nell'amore sicuramente, come in altre aree, ma qui stiamo parlando d'amore romantico, porta a una comprensione in maniera totalmente diversa e potenzialmente quindi sconvolgente, come abbiamo detto prima nel caso della torre, per quanto riguarda poi il nostro concetto proprio di essere umano in generale. Quindi questa era la vostra lettura, vi ringrazio di essere stati qui. Ora andiamo a vedere i 12 segni. E ripeto, per chi mi cerca, trovate il mio indirizzo email all'inizio della lettura, però ricordate, fino a settembre io non ci sono. E ora andiamo a vedere che cosa ci dice questa luna. E quindi, Ariete, per quelli di voi che si ritengono impegnati, questa luna, Ariete impegnati, allora, indubbiamente c'è la grossa possibilità che si manifesti il ritorno di una persona nella vostra vita e che torni anche con delle intenzioni piuttosto buone, con il proposito di chiarirsi, di spiegarsi, di riuscire ad andare oltre le problematiche che magari ci possono essere state. Credo che ciascuno di voi avrà la possibilità di riconoscere i propri errori, o magari di riconoscere che effettivamente, se ci sono stati alcuni eventi tra di voi, non è un caso e non è neanche il frutto di brutti momenti di passaggio, ma di tematiche che avrebbero bisogno di essere indirizzate all'interno della vostra emotività. Potrebbe anche essere che qualcuno provi ad avere dei figli, per quelli che sono alla ricerca, e che finalmente ci sia la possibilità di dire: stiamo andando nella direzione giusta, questa volta sono incinta, oppure questa volta c'eravamo quasi. C'è un progresso, ok, attraverso il ripetersi di una situazione. È un progresso però che non arriva solo con pura gioia. C'è bisogno di lavorarci sopra, c'è bisogno di riuscire ad andare oltre a quello che è stato il vissuto precedente ed evolvere in coesione. Quindi probabilmente la vostra coppia o voi e la persona a cui state pensando noterete come è più facile capirsi e c'è più attenzione anche al voler capirsi, ok? Andiamo a vedere quelli dell'Ariete che si ritengono single. Vedete che si ritengono single in questa luna. Come va l'amore per loro? Beh, per qualcuno c'è un nuovo incontro molto interessante con una persona che potrebbe essere del segno del Cancro, oppure no. Ma comunque una persona che pare essere emotivamente disponibile nel senso più positivo che ci sia, quindi con una certa maturità e coscienza dei propri sentimenti, con una certa predisposizione a fare le cose come una persona adulta. Credo che per molti questo comincerà, come ormai comincia per tantissimi, attraverso un dialogo prima su internet. Sicuramente è un qualcuno che vi dà l'impressione da subito
di essere il vero affare, il vero successo. Mi raccomando, attenzione con le aspettative che si hanno, perché magari ci si illude che una certa persona, solo perché mostra una certa qualità, possa essere la persona che stavamo aspettando, perché potremmo farci del male, non solo rimanere delusi. Però vedo buone possibilità per quelli ovviamente che sono interessati a questo. Per gli altri, questa non è la vostra lettura, se state bene single, perfetto, vuol dire che non è una cosa degna di nota. Un secondo. C'è un aspetto di questa conoscenza o di questa persona. Ah, ok, potrebbe essere che le incontrate in un momento in cui la persona non è ancora singolo, sta uscendo da una storia. Classica situazione che direi attenzione, perché non è che adesso avete sentito la lettura e allora se incontrate qualcuno di questo tipo è quello giusto o è quella giusta. Però c'è una situazione qui in cui la persona si trova in un momento di passaggio, ma probabile che sia comunque una persona ben intenzionata e non è il classico o la classica che dice vabbè, con la mia controparte non funziona, quindi mi considero singolo e poi in realtà va avanti anni a non cambiare nulla nella sua vita. Ok, attenzione, però la possibilità qui c'è. Allora, e ora c'è il Toro. Toro che si ritengono impegnati durante questa luna, so che volevi cadere, quindi eccoti lì. Toro che si ritengono impegnati durante questa luna. Molte delle vostre attese finalmente si possono dire concluse. Il quadro che sperate di manifestare nella vostra storia non è proprio completo, però andiamo a migliorare. Potrebbero esserci dei lavori che decidete di affrontare insieme, dei rinnovamenti all'interno della vostra coppia o semplicemente dell'ambiente in cui vivete. Quindi c'è un progetto comune qui che chiede che entrambi di voi portino il loro contributo. È una situazione comunque, vi dico, per molti potrebbe rivelarsi un campo di battaglia in cui renderci conto se il nostro partner, la nostra partner, sono davvero quei compagni che pensiamo e che speriamo o se sono qualcuno di cui è il caso di liberarci. Non voglio dire che dovete usare una pistola e poi seppellire il corpo in un campo. Sto dicendo, date veramente attenzione a questa situazione perché richiede il gioco alla pari di entrambi. Se questo non c'è, avete le vostre risposte. Sì. Sì, perché potrebbe anche essere che comunque per qualcuno ci sia il dubbio che ci sia qualcun altro di mezzo. O semplicemente c'è un progetto in comune che magari l'altra persona dice, ah sì, non vedo l'ora di farla, però in realtà non si arriva mai al mordente, al momento in cui le cose cambiano. Quindi attenzione, ok? Tenete gli occhi aperti perché questa luna vi rivela davvero chi avete davanti. Per i Toro che si ritengono single. Ok, lavorate molto sull'idea del tipo mi sento pronto, pronta per affrontare l'amore? Poggio i piedi su un terreno abbastanza solido o mi vado a fare male? Molti di voi troveranno un gran senso di conforto nel rivolgere questo spazio, questa rimanenza di tempo estivo all'uso della pratica, diciamo, del riequilibrio interiore. Quindi può essere che qualcuno scelga di andare a farsi una vacanza da solo,
qualcun altro può essere che scelga di fare un'esperienza altamente emotiva, come, non lo so, fare un percorso spa ogni giorno 10 minuti. Qui c'è amore ridiretto verso di voi, perché nel tentativo di manifestare l'amore migliore, la versione migliore dell'amore possibile nella vostra vita, è altamente probabile che vi verrà spontaneo, anche se sembra non essere per nulla correlato, vi verrà spontaneo rivolgere l'attenzione a voi. Non è che siete alla ricerca dell'amore e quindi lo fate con una finalità, però siete alla ricerca del benessere in un rapporto di coppia e quindi vi viene spontaneo, con la solidità tipica del Toro, rivolgere più l'attenzione a voi stessi. Posso dire una cosa però: attenzione alle donne del Toro che non vogliono un figlio e magari stanno giocherellando con qualche maschietto, perché potrebbe esserci una gravidanza in arrivo inaspettata. Viceversa, se qualche maschietto sta giocherellando con qualche femminuccia, state attenti, perché la responsabilità è tutti e due, e se non volete essere padre, anche lì bisogna metterci occhio prima, perché potrebbe essere che ci sia qualcosa qui che non è visibile fin da subito e che poi diventa qualcosa di cui doversi occupare. Ok? Particolare come lettura per il single, però quel che vedo lo dico. Come proseguiamo? Proseguiamo con i gemelli. Per i gemelli che si ritengono impegnati, com'è questa luna in amore? I gemelli che si ritengono impegnati. Allora qui, area di matrimonio, area di proposta ufficiale, di passi importanti, magari di qualche figlio, qualunque cosa significhi per voi, convivenza. Può essere che sia il momento in cui finalmente si firma un contratto per un affitto e si va a vivere insieme. Può essere che si cerchino di affrontare i dettagli di una situazione a livello proprio pratico, quindi magari, non lo so, incartamenti vari, cerco lavoro perché così ti vengo a vivere vicino, cose di questo tipo. C'è voglia di creare una situazione ottimale per riuscire a fare dei passi insieme. Vi dico, le energie positive ci sono tutte, da parte vostra, da parte dell'universo, è il momento esatto. Se volete fare questo passo, fatelo. Se vi state chiedendo se l'altra persona è propizia a questo e non sapete se tirar fuori il discorso, provateci, perché è altamente probabile che con questa luna la risposta sia sì, facciamolo, e facciamolo subito. Ok? Per i gemelli che si ritengono single. Allora, io non so se sia una cosa di questa luna, ok? Non siete il primo segno, voglio dire, sono al terzo, che mi tira fuori, mamma mia, il discorso maternità. Figli, maternità, momento giusto. Ora, non è l'ambiente perfetto se stiamo parlando di persone single, perché di solito una persona single non se l'aspetta un figlio. Una persona che si ritiene single. Però attenzione, c'è questa grossa possibilità. D'altra parte invece, se parliamo per la maggior parte, potrebbe rimanifestarsi qualcuno con nuove intenzioni nella vostra vita, intenzioni molto buone, intenzioni di solidificare, di cominciare almeno seriamente a conoscersi. Magari prima la situazione non era delle più ottimali, perché l'altra persona stava ancora impantanata in qualcosa, o magari voi non vi sentevate pronti, oppure semplicemente eravate lontani, c'era della distanza, sì, c'era una terza persona, c'era qualcosa che disturbava la possibilità di fare le cose seriamente. Questa possibilità si toglie, scusate, questo disturbo si toglie, la possibilità si manifesta. Penso che ci siano alte probabilità che sia una cosa positiva, perché vedere tutte queste carte pare proprio che si parta
lentamente ma stabilmente, continuamente si arrivi passo passo al successo. Bene, per quelli che lo cercano, per gli altri di sicuro questa non è la vostra lettura, ma comunque non penso che siate qui se non siete interessati all'amore. E ora abbiamo il cancro. Cancro per quelli che si ritengono impegnati. Cancro che si ritengono impegnati, ma che bello. Anche qui, proposta di matrimonio, proposta di figli, proposta di convivenza. Finalmente qualcuno che non si capiva se era interessato o no vi dice assolutamente voglio essere la tua controparte, voglio che facciamo le cose come Dio comanda. C'è una sorta di patto qui, quindi mi sa che stiamo parlando proprio in maniera tradizionale classica di due persone che si mettono assieme, che si sposano, che mettono giù una data di matrimonio, magari acquistano casa insieme. Potrebbe anche essere che si scelga la data di un'inseminazione artificiale, ok? C'è comunque qui qualcosa di veramente tangibile, di veramente solido. Non c'è bisogno di sprecare tante parole, cioè vi vedo felici, vi vedo realizzati, vi vedo con le cose che finalmente prendono una piega che sia bella, chiara, sicura per tutti. Più di così, felicitazioni. Non mi capita mai, ragazzi, di fare letture così belle tutte di seguito. Allora, invece per il cancro che si ritengono single, una certa dose di passionalità, quindi qualcuna amare la vita, diciamo, un po' libertina per il momento, per quanto ovviamente sia possibile. Più proposte, più persone interessate, vi prendete il tempo di scegliere anche con una certa peculiarità chi frequentare, chi conoscere. Però mi pare che nessuno vi interessi veramente, ma qui la questione è una, è molto semplice. In realtà non siete interessati o interessate all'aspetto umano, affettivo. Più interessati alla parte più carnale, alla parte più superficiale, che per carità non sono qui a giudicarvi come in un confessionale, però è sicuramente, insomma, qualcosa che non è proprio amore romantico, è più flirtare, ok? Però se una lettura d'amore ci sta anche questo. Vi vedo sereni, nel senso non mi pare che ci stiate male, non mi pare che ci siano problematiche sotto grosse, se non che semplicemente non volete avere in realtà nulla a che fare con l'amore, sì. Vi fa sentire più protetti lasciare da parte l'amore. Ognuno farà le cose al momento proprio, la sensazione è comunque che ci sia una certa serenità, quindi va bene, ok? Andiamo avanti. E ora parliamo del leone. Leone che si ritengono sentimentalmente impegnati in questa va dall'8 al 6 di settembre. Leone impegnati. Ma allora, probabilmente c'è la possibilità che vi sentiate in vena di proporre un cambiamento nella vita di coppia, o se non siete proprio in una coppia ufficiale, comunque un cambiamento tangibile a questa persona alla quale siete interessati, del tipo dai ci mettiamo assieme, dai andiamo a, non so, ci spostiamo nella stessa città per fare la stessa università, dipende dalla fascia d'età, oppure perché non cominci a pensare di raggiungermi tu, così io vado meglio con i figli, sono vicino a casa, cose di questo tipo. Quindi all'orizzonte la volontà è quella di cercare una certa stabilità, però non è il momento, però potrebbe essere che ci sia resistenza da parte dell'altra persona, o magari se siete voi l'altra persona non è il momento più adatto per voi, quindi da una parte c'è il voglio, dall'altra non posso tranquillamente fare questo, sì, c'è una situazione che ha bisogno ancora di tempo, ma soprattutto di cura, non si può lasciare alle spalle così la situazione aperta solo perché
sogniamo qualcosa di meglio. Però mi raccomando, se si tratta di sensi di colpa, che siate voi o l'altro ad averli, non vi servono a nulla, perché poi diventa un rimuginare sempre sulle solite cose, non se ne dà fuori. E forse ora può non essere oggettivamente il momento, però allora è meglio semplicemente prenderne atto, calmarsi e dire si farà un altro momento e cercare davvero di cambiare la situazione nel tempo, ok? Questo è l'unico consiglio che vi posso dare. Cercate di capire voi o l'altra persona quanto congruenti siete nelle azioni rispetto alle vostre parole, perché probabilmente questa situazione vi farà capire veramente che cosa succede. Ok, andiamo a vedere per quelli che invece del leone si ritengono single. Allora, non volete storie serie, perché proprio non volete nemmeno metterci l'impegno, cioè vi viene, ho la sensazione quasi di nausea, come qualcuno che mi dice, mamma mia no, lungi da me. Per cui non siete alla ricerca, c'è un po' di pessimismo, c'è un qualcosa che vi dice che forse l'altra metà della mela manco esiste, o forse chissà dove la trovo, forse mi devo spostare, forse mi sta aspettando. Posso dirvi una cosa? Al di là di tutte le frasi romantiche da baci di perugina che si possano trovare nella spiritualità New Age moderna, è davvero difficile, relativamente impossibile, che riusciate a vedere qualcosa che vi fa bene, chiamiamolo così, qualcosa di positivo per voi, se non siete alla ricerca o se fate in maniera energeticamente proprio di scansarla, ok? O se la cercate come degli ossessi, con l'affanno, perché questo dà un segnale molto chiaro all'universo, cioè non ce la farò mai. Siccome qui noto un bel carico d'ansia, un bel carico di pesantezza, fate attenzione, fate molto attenzione alla vostra energia, ok? Bene. E dopo il leone abbiamo la Vergine. Vergine che si ritengono impegnati. Dall'8 al 6, Vergine che si ritengono impegnati. Un momento di veramente di profonda realizzazione sul fatto che per quanto teniate duro in questa situazione, non si può pensare di continuare ad agire tenendo fede a una promessa che non c'è più da parte dell'altra persona. Non è più importante per l'altra persona, che addirittura mai c'è stata, ma era un'illusione. Però anche viceversa, potrebbe essere che voi non riusciate più a capire come sfuggire da questa situazione in cui l'altra persona vuole certezze, vuole riuscire a mettere nero su bianco. Quindi probabile che dopo più tentativi qui ci si accorga che non si può proseguire, ci sia un allontanamento. Se notate che l'altra persona si ritira in se stessa, non è solo perché magari, indubbiamente, può essere ferita, ma ha gettato la spugna, ok? Non c'è interesse a proseguire, forse non ce n'è neanche mai stato, e questa è la mia impressione. Sembra che qui o non ci siamo capiti tra i due elementi, tra i due partner, o qualcuno immaginava qualcosa e l'altro assolutamente no, o addirittura c'è stata una bugia, ma non credo ci sia la bugia qui di mezzo, c'è proprio non essere sulla stessa pagina e non volersene rendere conto. Mollate la resistenza perché vi state facendo male. Se c'è un ristagno, non solo in amore, ma nel resto della vostra vita, vi posso assicurare che viene da qui. Allora. Per i single, ok, allora
molto positivo il nuovo modo, la nuova spinta che sentirete per cambiare come vedete voi stessi. Vedo proprio un'ondata di interesse a sentirvi più forti, più sani, più giusti all'interno della vostra energia, della vostra pelle. Quindi più di qualcuno potrebbe trovare piacere nel prendersi cura del proprio corpo, della propria esteriorità, della propria fisicità, cosa che va ad agire positivamente sulla vostra capacità di essere più attraenti, no? Di creare più appeal. Però non lo fate per il vanto, lo fate per sentirvi bene con voi stessi e guarda caso attirerà molta attenzione. Ciò nonostante, non penso proprio che vi vorrete mettere in una storia seria o che sarete intenzionati a frequentare qualcuno, perché per voi è troppo presto. Io credo che questa voglia di prendervi cura di voi stessi venga ad esprimersi come esigenza, come manifestazione di un'esigenza che avete dentro, che è riprendervi alla grande dopo un periodo in cui vi siete dimenticati di voi, in cui l'amore magari è stato un problema, per cui non credo che ci sia qui nessuno all'orizzonte, non lo vedo. Qualcuno magari può comunque, ripeto, avvicinarsi molto interessato, interessata, attirati da questa nuova fragranza che emanate, però non è il vostro momento, non ve la sentite, ok? E ora chi c'è? Bilancia. Bilancia che si ritengono impegnati. Bilancia che si ritengono impegnati. Dall'8 di agosto al 6 settembre. Bilancia che si ritengono impegnati. Qualche situazione nella vostra area emotiva romantica scricchiola da un po', forse vi ritenete ancora legati a una persona che però non è più nella vostra vita e probabilmente vi renderete conto che è il momento di lasciarla andare. Il punto è che comunque vi sentirete molto attratti al continuare a alimentare l'energia del dubbio. Vi renderete conto che probabilmente per riuscire a lasciare andare questa persona prima dovete passare su un territorio piuttosto dissestato, che è quello del mettersi in dubbio e poi ricominciare a mettere in dubbio tutto quanto quello che è stato dall'inizio con l'altra persona. Purché vi liberi da questa situazione va benissimo, quando entrate nella paranoia vuol dire che non va più benissimo. Perciò prestate attenzione alle vostre dinamiche. Sappiate che qui purtroppo vedo dispiacere, vi sentite ancora legati a qualcuno e probabilmente non vi sentite di riuscire ad andare avanti. Qui si tratta di accettare le sconfitte, qualunque cosa significhi, non perché perdere qualcuno nella vita è per forza una sconfitta, ma è come concepite voi la situazione. Ok? Allora, Bilancia che si ritengono single. Ma guarda un po'. Allora, i Bilancia che si ritengono single ritengono di essere dei single da paura, fantastici. Perché? Perché in realtà sono riusciti ad arrivare allo stato di single dopo essersi liberati di un grosso problema. La loro vittoria nella vita in questo momento è guardarsi indietro e dire: mio Dio, ho schivato veramente una pallottola che era per me, che era lì che stava arrivando. Oppure ho chiuso questa emorragia. Mi viene proprio da usare questo termine, questa serie di termini da campo medico, perché vi vedo veramente una sorta, l'immagine che vedo è come un diamante che gira al rallentatore sotto un faro nel buio, ok? State valorizzando voi stessi, vi siete resi conto che prima non funzionava molto bene, per cui se anche questa persona o questa tipologia di persone vi si ripropongono, cosa che può tranquillamente accadere durante questa luna, vedo, non c'è nessun problema, non c'è nessuna esitazione. Sì. Non siete disposti a perdere
la serenità acquisita, c'è saggezza ora, quindi bilancio single, vi sentite alla grande, sono felice per voi. E ora abbiamo Scorpione che si ritengono impegnati. Gli scorpioni che si ritengono impegnati. Scorpioni che si ritengono impegnati. Scorpioni che si ritengono impegnati. Cioè, qui c'è una possibilità di ritorno di qualcuno, di ricominciare a comunicare con qualcuno. Vi dico, non voglio essere pessimista, però ci sono ottime possibilità che il terreno su cui provate a ricostruire questa storia non sia abbastanza stabile. Cioè la volontà di ritornare insieme da parte di entrambi, no? Non significa che sia un'ottima idea o che funzionerà. E ve lo dico perché qui mi pare che sia più una questione di essere innamorati dell'amore più che della persona in sé. Quindi va di pari passo, che probabilmente c'è un certo timore sotto, che è quello del non avere stabilità, di non avere continuità. Allora alcuni diranno, va bene, vuoi ricominciare, vuoi che ci risentiamo, voglio delle garanzie. Non mi va più bene, il forse, il vedremo, il c'è tempo, e adesso non lo so, poi lo saprò, no. Quindi probabilmente molti di voi chiederanno conferme, che non sono solo parole, vorranno proprio vedere fatti. Per alcuni arrivano i fatti, però per alcuni arrivano anche le verità che stanno dietro ai fatti mai accaduti prima. Cioè se fino ad adesso non era accaduto qualcosa di positivo, forse qualcosa di negativo che stava accadendo alle vostre spalle c'era, in qualunque senso vogliate intendere questo. Perciò attenzione, occhietti aperti e antennine su, sicuramente. Può essere anche che qualcuno di voi, perché sento che questi più che altro siete voi, e cominciate a scegliere tra due persone o più possibilità. Persone che comunque tutte probabilmente appartengono più o meno al passato, quindi persone che conoscete già, e optiate subito, così ci sia una propensione da parte vostra a scegliere la persona che indicativamente vi dà più senso di stabilità. Attenzione perché potrebbe essere una falsa stabilità, quindi la vostra voglia di sentirvi più calmi, più tranquilli, con le spalle coperte, potrebbe essere quella che vi frega e che vi fa vedere cose che non ci sono, sia su una persona che sull'altra. Vabbè, andiamo avanti. Quindi scorpioni che si ritengono single. Scorpioni che si ritengono single, in amore, dall'8 di agosto al 6 di settembre. Allora c'è un ritorno momentaneo di qualcuno, dico senza esitazione momentaneo, perché qui abbiamo qualcuno che o non ce la racconta tutta o ha altre opzioni nel cappello, come avrebbe altri conigli, o non è sufficientemente matura per capire cosa sta facendo. È una situazione già abbastanza pesante, non so se in generale nella vostra vita o con questa persona, però mi raccomando, attenzione, perché qui proprio bisogna essere ciechi per non vedere che questa persona non viene con l'intento di rimanere, ma neanche con intenti seri e maturi. Quindi se poi che accettiate o meno questo ritorno nella vostra vita, notate che vi sentite vuoti, tristi, affannati, guardatevi allo specchio, datevi una sberla e dite: non ha senso che sto qui a perdere tempo, neanche 5 secondi, a sentirmi affranto, affranta per qualcosa
perché o sapevo che non va bene, perché la persona è questa e non cambia, o comunque avevo già deciso di non riaccogliere nella mia vita, quindi che cosa sto perdendo tempo a fare? Ok? Proseguiamo. Dunque, allora, chi c'è adesso? Ah, il Sagittario. Sagittario. Per quelli che si ritengono impegnati, Sagittario che si ritengono impegnati. Bene, molto, molto bene. Proposta interessante, matrimonio, figlio in arrivo, convivenza. Caspita, stessimo parlando in generale, direi che c'è pure un lavoro nuovo che arriva, però non è la lettura giusta, stiamo parlando d'amore. Io vedo veramente qualcuno, potrebbe anche essere che qualcuno dichiari i suoi sentimenti, speriamo non sia qualcuno di sposato, ma non credo, perché comunque qui vedo che poi le cose proseguono per il meglio, quindi le cose diventano chiare, determinate, sicure. Sicuramente un upgrade nella vostra situazione. Assolutamente sì, stiamo parlando di unioni che durano, quindi non c'è bisogno di approfondire, se è quello che volevate le cose vanno a migliorare, ok? Se la vostra situazione è già più che stabile e non potete chiedere di più, che cosa volete che vi dica? Andrete in una spa insieme, ok? Molto bene. Sono felice perché un po' tutte sono positive come letture. Quindi Sagittario che si ritengono invece single dall'8 di agosto al 6 di settembre. Sagittario che si ritengono single. Dunque, sicuramente c'è un grosso carico mentale per quanto riguarda l'amore, l'affetto e il romanticismo. Significa che un po' di paranoia la vedo, la percepisco, ed è aggravata probabilmente dal fatto che qualcuno che vorreste che tornasse ci sta mettendo a tornare. Oppure qualcuno che fa avanti e indietro, non si capisce mai la sua intenzione, e ogni volta aggiunge un senso di sconfitta, un senso di perdita. Il punto è questo. Se non vi sentite soddisfatti, se volete di più, continuare a ragionare, ok, a cercare di trovare una soluzione pratica, a pensarci continuamente, fare il corso di questo, di quello, la guarigione di qua, di là, ma non riuscite a cogliere uno dei principi base dell'amore, cioè l'amore è comunque la manifestazione del flusso della vita che prosegue, che va avanti senza ostacoli, allora non capirete mai che cosa si intende per ostacolo all'amore. Preoccuparsi, preoccuparsi, ve la dico così, è una maniera per far sì che ci sia una grossa difficoltà da un punto di vista energetico nella vostra vita e quindi non si manifesti ciò che volete o ciò che vi serve. Abbandonate l'aspetto mentale, non vi serve. Fate pace con qualunque situazione di disagio stiate vivendo dentro di voi, perché anche se a molti viene la tentazione di dire è colpa sua, se noi ci mettiamo continuamente in quella situazione c'è una parte di noi che ci rende questa miseria più facile. Quindi fate le vostre conclusioni con voi stessi, liberatevi dalla situazione perché siete troppo sul mentale. Mi andate in depressione in questa maniera qui, se già non ci siete. Ok? E quindi abbiamo il Capricorno. Capricorno per quelli che si ritengono impegnati. Capricorno che si ritengono impegnati. Ok, soluzione geniale e ripresa di comunicazione molto utile con la persona con cui vi state sentendo o che state frequentando.
Però ci sono grosse cose da affrontare qui e uno dei due o entrambi avrete la forte tentazione di separarvi, allontanarvi o far finta che niente di brutto sia mai accaduto o che niente abbia bisogno di essere sistemato, creando un'illusione molto grossa, perché in realtà quello che non viene sistemato nel momento in cui c'è una serie di energie ottimali poi crea problemi comunque più avanti. Quindi avete l'occasione con questa luna di dire: bene, vogliamo stare insieme, vogliamo sistemare le cose, vogliamo magari anche avvicinarci fisicamente, perché non lo so, vivete in città separate o i lavori vi hanno portati lontano per dei periodi, vi siete persi un po' di vista. Va bene essere attivi su riattivare lo scambio energetico, ma lo scambio energetico non deve essere solo di superficie. Qui c'è un principio che manca, che è quella della capacità di affrontare faccia a faccia le paure o le problematiche che ci siano state. Non sono le soluzioni momentanee che danno poi serenità a lungo termine. Eh sì, state scegliendo di non scegliere, state scegliendo di non vedere voi o l'altra persona, comunque sia, visto che le cose fanno in due, io dico voi. Ok? Andiamo a vedere per i single. Capricorno single. I Capricorni che si ritengono single. Oddio, per la parte femminile della mia audience potrebbe esserci questo maschio, che mi viene a chiamarlo quasi macio, che si propone come l'uomo dei vostri sogni, però attenzione, perché è altamente probabile che non lo sia. Ha probabilmente delle caratteristiche per voi interessanti, non è detto però che voglia rimanere. E non è detto neanche che lo faccia con la voglia di prendervi in giro, probabilmente non se ne rende conto, però è qualcuno di stitico emotivamente parlando. Se vogliamo vederla per i maschi, potrebbe esserci una persona molto interessante che entra nella vostra vita e sento, ho come l'impressione che sia qualcuno forse che osservavate anche da un po'. Forse sembra la risposta a quello che cercavate da un po', però ci sono delle aspettative che voi create su voi stessi che possono rovinare questa nuova conoscenza, questa persona che comunque gira intorno da un po'. E quello che voglio dirvi è in ambo i casi questo: non forzate le cose, no, né con l'altra persona né verso voi stessi. Non date valori che alcuni gesti o parole specifiche non hanno. E infatti c'è una verità più grande dietro, mi si dice. Ovviamente la verità più grande dietro è sempre quella che riguarda noi stessi, perché se anche fosse che l'altro ci mente, comunque abbiamo attirato o abbiamo risposto al richiamo di qualcuno che non è il massimo per noi, quindi qualcosa su cui lavorare c'è, ma senza andare a quel livello. Attenzione a quello che è e a quello che sembra, a quello che volete credere e a quello che si dimostra. Ok? Andiamo avanti e ora abbiamo l'acquario. Gli acquario che si ritengono impegnati. Mamma mia, ok. Mamma mia, non ho mai visto in così tante letture di seguito
questo ritorno di persone che già si conoscono, di ex o di quello che è. Facciamo così, partiamo dai casi più generali. Vi interessa che qualcuno torni nella vostra vita? Quindi probabilmente con questa lettura state pensando a quella persona. C'è un incontro-scontro con questa persona, nel senso che vi trovate, le cose sembrano andare alla grande, potrebbero esserci dei chiarimenti, potrebbero esserci delle rivelazioni anche, credo magari, di punti di vista che non avevate considerato dell'altra persona, che non avevate modo di comprendere veramente. Comunque si trova il modo di andare d'accordo, ok? C'è un ricongiungersi. Però c'è anche un separarsi di nuovo, perché pare che voi e questa persona non siete più sulla stessa pagina. Ci sia una disparità. Io non vorrei che il ritorno fosse per la esigenza o condivisa o di uno di voi due, comunque di non lasciare andare l'altro, ok? È difficile a volte capire con quali vere intenzioni l'altro torna, perché non sempre l'altro ha una conoscenza di se stesso abbastanza profonda o ha autocoscienza. Eppure vi dico, calcolate bene la persona, perché potrebbe partire molto bene, ma potrebbe essere comunque poi una sorta di ritorno di fiamma e basta. Allora, per quelli invece che cercano matrimonio o cose di questo tipo, può essere che sia il momento giusto di dire di sì o di proporre questa cosa, però dovrà aspettare, c'è bisogno un po' di tempo perché la situazione non è ottimale. Idem per quelli che cercano figli. Tentativi, ma ancora non succede. Però è una cosa positiva, ok? Sono situazioni che si vanno a risolvere, solo non è l'energia più d'aiuto per voi in questa situazione. Acquario che si ritiene single. Gli acquari che si ritengono single. Gli acquari che si ritengono single. La ricerca da parte vostra c'è, però mi pare che, ho un'immagine, voi che siete in una folla, un po' come il principe di Cenerentola, il principe azzurro, cerca la dama con il piede perfetto che stia dentro alla scarpa di cristallo. Difficile che si trovi, voglio dire, in una certa rapidità, tanto che può essere che o alcune persone le scartate a priori e quindi dite sono alla ricerca, però vi sentite profondamente delusi e amareggiati dal non trovare manco uno straccio di ombra di quello che cercate, oppure ricevete due di picche da persone che inizialmente sembrano proporsi, poi non si capisce cosa accade. Il punto è che vi sfugge un po' la situazione, cioè non voglio dire che dovete abbassare lo standard, lungi da me. Però che c'è un fraintendimento su quello che per voi è interessante abbastanza da un punto di vista romantico per essere perseguito e portato avanti, sostenuto, evitato, insomma, qualunque sia il vostro parametro per dire questo è amore oppure questo non è assolutamente amore, rivalutatelo, perché è quello che vi sta rendendo la vita impossibile per quanto riguarda l'amore. Quindi sicuramente luna di rivelazione, ok? Per quelli che non hanno problemi, che non sono alla ricerca, non è la vostra lettura. E quindi abbiamo i pesci. Pesci, per i pesci che si ritengono single. I pesci che si ritengono single. Di solito faccio occupati prima, però pesci che si ritengono singoli. Allora, o siete stati rifiutati o non riuscite a trovare qualcuno. La verità è che ancora pensate
a qualcun altro. E vi dirò di più, c'è anche un'idea sbagliata dell'immagine di voi che avete, che si basa sulle delusioni percepite. Dovete lavorare su questo. Se qualcosa dentro di voi vi dice che non siete abbastanza, dovete lavorare su di voi, sul vostro amore per voi stessi, sulla vostra sensazione di quanto fichi siete, ok? Non è solo una questione di immagine, se vi aiuta quello, non so, andare in palestra, farsi una passeggiata, cambiare look, comprare qualcosa di nuovo da vestire, qualunque cosa cambi il vostro aspetto e vi aiuti, ben venga, però qui stiamo parlando proprio di un senso di valore interno. Quindi non vorrei che questa luna si trasformasse in un'attesa illusoria, usate meglio le energie. Trovate l'equilibrio interiore. Se l'amore è ciò che vi spinge a farlo, il desiderio di esso almeno, ben venga, fatelo. E quel che è stato sia, voglio dire, non si può cambiare, soprattutto non sempre. Questo è un messaggio, una maniera per dirvi, mi raccomando, sì, alcune cose sono fastidiose, però andate avanti, perché qui non c'entra niente l'amore in generale nella vostra vita. Qui c'è un'idea di voi che si è andata a distruggere mano a mano che avete fatto esperienze particolari in amore, ok? Preoccupatevi di quello. Quindi facciamo questi pesci che si ritengono impegnati, che diranno alzando gli occhi al cielo, beh, era ora. Vi capisco. Allora, pesci che si ritengono impegnati dall'8 agosto al 6 settembre. Pesci che si ritengono impegnati dall'8 di agosto al 6 di settembre. Allora, dietro qui c'è questo. Ok. Dopo varie difficoltà pare che finalmente si possa parlare di stabilità. E la cosa mi piace. Ok. Si stanno cercando di affrontare in coppia o comunque attraverso il confronto diretto con l'altra persona problematiche che ovviamente da un po' stavano lì in mezzo alle scatole. Qualcuno potrebbe dire qualcosa di tagliente, attenzione, se queste cose vi vengono dette a voi, quindi l'energia è rivolta a voi, cercate di andare oltre. Perché qui sento che c'è una certa frustrazione che non è verso il partner, è verso la situazione. Mm-hmm. Quindi si tratta magari di parlare, di trasferirsi per andare più vicini l'uno all'altro o di avere più situazioni familiari di cui prendersi cura. Magari non si riesce proprio a comprare una casa ora, magari non si riesce proprio a fare quel passo che si voleva per coronare il sogno, quindi non sprecate il vostro tempo insieme a litigare su cose che comunque sono più grandi di voi in questo momento. Vedo un po' di tumulto, ecco. Però credo che si trovi una soluzione, si trova una soluzione che forse neanche si aveva pensato prima. L'importante è essere chiari e puliti e non nascondere le cose. Potrebbe essere che qualcuno cerchi anche il suggerimento di un burocrate, tipo un avvocato, per farsi consigliare meglio, sì. C'è una questione anche di economia dietro, quindi potrebbe essere che qualcuno abbia una famiglia di cui prendersi cura che grava sulle proprie spese personali, il proprio portafoglio, e quindi la coppia poi ha delle difficoltà in quel senso, ok? Questa era la vostra lettura, vi ringrazio di essere stati qui. Spero di esservi stato d'aiuto, vi do appuntamento sui prossimi video sul mio canale e vi abbraccio tutti quanti. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!